Buongiorno amici, benvenuti in un nuovo video del nostro canale. Oggi video molto importante, Ronchino, perché allarghiamo il format interviste agli artisti. Con noi oggi i Boschi Bruciano. Ciao raga. Devo parlare nel microfono. Esatto. Sarebbe il tuo lavoro. Ho iniziato benissimo. Quindi era un sacco di tempo in realtà che noi volevamo allargare il format. Finora avevamo intervistato un sacco di addetti ai lavori, ma mai artisti. Oggi iniziamo dai Boschi, che insomma sono un po' fratelli di genere nonché di regione. Allora abbiamo detto, per inaugurare questo format vogliamo loro. Sì, sono super felice che siate qua. E tra l'altro vi ho visto da poco live, lo sapete, ci siamo beccati, è stato un concerto molto intenso, figo, ma magari ne parliamo dopo. E allora, prima di tutto, regole di base del canale. Amici, se state guardando, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Se avete delle domande aggiuntive, le mettete nei commenti e poi rispondiamo. E direi che possiamo partire con l'intervista. Io partirei, diciamo, dall'inizio, no? Quindi la prima domanda è un po' per rompere il ghiaccio, è tipo, come vi siete approcciati alla musica nel tempo? Cioè, da dove è iniziata la vostra scintilla, diciamo così? A questa piace rispondere a lui di solito, quindi. No, e la realtà è che a lui non piace per niente, quindi rispondo io. Ok, devo andare abbastanza indietro perché ci siamo approcciati proprio giovani, bambini, però cercherò di non essere troppo prolisso, insomma. Ma sostanzialmente uno degli avvenimenti che ci ha portato ad appassionarci alla musica è una roba che sembra quasi uno scherzo del destino, perché noi abitiamo in un piccolo paese in provincia di Cuneo che si chiama Lagnasco, e ai tempi c'era un locale che faceva vari DJ set. Noi eravamo piccolissimi, sui 6-7 anni. Facciamo il nostro giro in piazza Lagnasco e troviamo uno di quegli astucci porta CD, grandi, okay. Non so, ricordate che sono 6 CD per facciata, tutte rigorosamente masterizzate. Per le nuove generazioni sarebbero delle cose rotonde che si inserivano in un'altra cosa che non c'è più, con la quale si ascoltava la musica. E lì dentro c'erano un po' tutti i classiconi del rock, c'era Dire Straits, Led Zeppelin, Nirvana, tutta roba che noi non avevamo mai sentito parlare. Quindi ci siamo messi, ci abbiamo dato giù di brutto ascoltando questi CD e ci siamo appassionati. Poi un mix sempre infantile di film tipo School of Rock, robe stupidissime così, Guitar Hero, il videogioco, ci spaccavamo, che abbiamo detto, ah, potremmo fare musica. Ed è stato lì la nostra vita si è rovinata, di punto in bianco. Abbastanza per scherzo. Poi niente, abbiamo preso i primi strumenti, ci siamo messi a provare nella classica tavernetta, quella che rimbomba, che hanno fatto più o meno tutti quelli che hanno iniziato a suonare. Abbiamo fatto le prime prove e poi abbiamo tirato su il primo gruppetto con il quale abbiamo, stranamente, siamo riusciti a fare un po' di date, perché sì, ragazzi, ai tempi anche le band di teenager riuscivano a suonare. Tanto, tra l'altro. Tanto, abbiamo suonato tanto, poi dopo avevamo sempre in testa di formare la band con la quale scimmiottare, perché ai tempi eravamo super fan, ma proprio sfegatati di Ministri, Fask degli inizi, e noi volevamo scimmiottare il più possibile. E allora volevamo tirare su una band per fare emo, rock italiano, su quella falsa riga lì. Fatto sta che il destino di nuovo decide un'altra cosa e finiamo in una band punk hardcore, che è il complesso, tra l'altro, andatevela a cercare, band caramagnese, fortissima. E con quella band invece ci siamo fatti le ossa, perché c'era il cantante Dario, che salutiamo, che era molto più grande di noi, molto più esperto di noi, aveva un'ottima rete di contatti, e quindi siamo finiti a suonare un po' in tutta Europa, specialmente il Regno Unito. Ed è stato una grande palestra di vita e ci siamo fatti le ossa e i muscoli per poi dopo andare in giro a suonare effettivamente in Italia, cercarci le date, farci i contatti, la strumentazione, tutto un po'. E poi dopo abbiamo formato i Boschi Bruciano, siamo partiti come quartetto, abbiamo fatto un bel po' di concerti sempre zona piemontese quando eravamo più giovincelli, e poi dopo abbiamo fatto il nostro primo disco che si chiamava Ci Pesava, magari qualcuno di voi l'ha sentito, come quartetto. Poi avevamo il tour vero e proprio, quello che aspettavamo da anni e anni e anni, della serie, sì, finalmente anche noi facciamo come i Ministri, dai che ce la facciamo. Invece non ce l'abbiamo fatta perché è scoppiato il Covid, gli altri due hanno mollato la band e noi siamo teste dure, abbiamo formato il duo e da allora siamo andati avanti, e poi il resto sono andato agli inizi, quindi se no vi racconto tutta la biografia della band. Figo. Quindi, primo album con una formazione, secondo album siete rimasti voi due, se ho capito bene,
cosa è cambiato dal primo al secondo album, al di là della formazione? Cioè, è cambiato anche l'approccio alla scrittura? Immagino di sì, essendo solo più due, quindi chitarra e basso. Insomma, come è cambiato il tutto? Come vi siete dovuti riequilibrare? Allora, questa è una domanda che mi piace un sacco rispondere, così posso fare il nerd. Io sono stato zitto, infatti. Lui non ha neanche osato prendere il microfono in mano. Allora, il primo disco l'abbiamo fatto come quartetto, un po' a classica formazione alternative rock, due chitarre, basso, batteria. Poi siamo rimasti duo, come ha detto il buon Vittorio, e sicuramente c'è stato... Abbiamo cercato, era già un, diciamo, come percorso, una cosa che volevamo fare prima di rimanere in due. Questa cosa di tornare un po' alle radici, cercare di semplificare il suono, renderlo anche un po' più bastardo, un po' più diretto. Rimanere in due ci ha un po' obbligato a fare questa cosa, quindi con la siamo diventati power duo con la classica formazione chitarra-batteria, e da lì abbiamo dovuto inventarci un po' anche a livello tecnico un modo per tenere comunque l'approccio del muro di suono anche dal vivo, nonostante la formazione in duo. E quindi anche la ricerca degli arrangiamenti è stata appunto in quella direzione, cercare l'arrangiamento che potesse fare più casino, con più botte, in modo che potesse essere più al servizio del live, a quel tipo di impatto che abbiamo sempre ricercato. E quindi grossi cambiamenti non ci sono stati, perché io penso che potremmo fare altre 5 band e finire sempre a suonare le stesse cose, perché siamo proprio... Ma per noi la musica è quella cosa lì. Però sicuramente c'è stato una semplificazione di quelli che sono magari le armonie, i giri, proprio a livello ritmico, a favore di quella che è una struttura un po' più lineare, sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista musicale. Ma invece, altro aspetto della stessa cosa: voi due siete fratelli, giusto? E immagino che, diciamo, avere una band in casa, tra virgolette, sia, cioè, non è una cosa che si vede tutti i giorni, nel senso, è una cosa, una mia curiosità è come la gestite fra voi due, cioè che tipo di rapporto c'è, diciamo, fra voi due, che chimica c'è che vi porta a fare questa cosa insieme, quali sono le cose, diciamo, che vi portate dietro da questa è tutto partito dal fatto che con noi non voleva suonare nessuno, diversamente. No, voi ridete, ma è proprio... No, poi è vero, alla fine siamo diventati un duo perché avevamo già cambiato formazione un paio di volte con per il quartetto che erano I Boschi Bruciano. Ci siamo trovati lì e abbiamo detto: ma ne troviamo effettivamente altri due per poi dopo ribeccarsi, fare la serata al pub, dirgli: no, ma noi nella musica ci crediamo un sacco, veramente, facciamo 8000 prove. E la gente un po' si spaventava, perché noi avevamo questa presa bene, questa carica che poi dopo ritrovavamo semplicemente l'uno nell'altro. Quindi ad ora siamo un duo e sono felicissimo di essere noi due, di suonare insieme, di essere fratelli, perché comunque la condizione di essere due fratelli che suonano nello stesso gruppo fa sì che rende tutto un pochino più veloce, perché non ti preoccupi minimamente dei sentimenti dell'altra persona. Se una roba ti fa cagare, glielo dici apertamente. Però sei allo stesso tempo che è qualcuno su cui puoi contare, che non ti tradirà mai. C'è più o meno la stessa dinamica che c'era nelle gang del vecchio West, che sai, le facevano okay. I fratelli, i brothers, qualcosa, perché sapevano che uno con l'altro non si sarebbero mai traditi, sostanzialmente. Effettivamente noi non siamo fratelli, però anche noi ci mandiamo a cagare abbastanza. Sì, diciamo che anche fra di noi i vaffanculo sono quotidiani, però questo perché, cioè, la band alla fine diventa sempre un po'... Cioè, quando tu hai il progetto e la visione comune, diventa sempre... un motivo per fare famiglia. Per questo vi chiedevo, perché cioè io la sento molto famiglia, e vedere due persone che sono in famiglia, cioè, diciamo, è particolare. Ma non è che si sente sempre così, ma secondo me il genere di rapporto che le band dovrebbero cercare di avere, anche se non sono effettivamente fratelli, in generale. E a proposito di rapporti, nell'anno 2024 il rapporto coi social non si può non avere, nonostante a tanti possa non piacere, nel senso, siamo tutti un po' della generazione che è nata senza social e poi ci si è ritrovata, e tante persone che noi abbiamo trovato sul nostro cammino, perché anche noi abbiamo cambiato non proprio formazione, ma tanti bassisti. E spesso, insomma, il bassista è sempre quello che se ne va, comunque. È incredibile. Comunque, insomma,
Abbiamo visto tante persone quindi all'interno di band con noi, ma anche di altre band, di amici, avere un rapporto strano con i social e tanti amici musicisti essere un po' ortodossi, tipo no, a me io suono perché mi piace suonare, il social è una cosa che va al di là di suonare, io non voglio avere a che fare con questa cosa. Dal nostro punto di vista però è abbastanza un discorso sterile nel 2024. I boschi bruciano, quindi cos'hanno, com'è il vostro rapporto con i social, come li curate e se vi pesa? Allora risponderò io a questa domanda, anche se sono ovviamente il troglodita della band su questa cosa, però sicuramente troverete piano, sì, troverete la risposta, la risposta più interessante. Chiamo di dire qualcosa di costruttivo. No, assolutamente. Allora, i social del gruppo li cura questa magnifica persona qui. Io non sono neanche proprio in grado di fare una storia di Instagram, lo dico proprio con fierezza. Come giusto che questa sia cosa, ma sono a favore totale di questo mezzo, che perché è quello, e ogni anno di più, perché penso davvero che lo sia un mezzo, perché abbiamo avuto modo di incontrare tante band, tante persone, spesso belle persone, che ci credono davvero, e rende tutto molto più semplice da molti punti di vista. Quindi questa, cioè, non mi sento di schierarmi dalla parte di quelli hanno rovinato rock and roll, quindi, cioè, anche perché, e noi lo facciamo un po' da sempre, non penso che siano, cioè, secondo me vanno visti un po' come un mezzo, specialmente se fai questo genere di musica. Sono una parte del progetto, sono importanti, non vanno curati e messi davanti, secondo me, prima dei concerti, prima delle prove, prima di andare in studio a fare le canzoni, per carità, però sicuramente sono una delle cose che bisogna tenere d'occhio. Quindi è uno strumento, come può essere l'amplificatore o la macchina che ti porta a fare le date, cioè si usa, non è detto che tutti sono appassionati per avere la macchina più figa che c'è, però posso permettermi di aggiungere una cosa, secondo me quella che almeno percepisco dalla maggior parte delle band che abbiamo avuto anche noi per un periodo riguardo i social, non è che i social non ti piacciono, è che vengono vissuti con un'ansia che secondo me invece non è costruttiva, ma quell'ansia lì non deriva dalle stesse band, ma deriva da leggi di mercato e di distribuzione che purtroppo le band, specialmente quelle underground, si sono messi a seguire nell'ultimo periodo storico. Sì, che sono state un po' imposte, tra l'altro. Ma infatti non è una questione che le band hanno iniziato a fare quello, secondo me è una cosa che molte band si sono sentite imposte come unica maniera di fare le cose in generale. E quindi in quella situazione lì, sostanzialmente magari anche una band che ha appena iniziato è ancora molto insicura e che invece ha bisogno sostanzialmente di essere creativa e di divertirsi, che sono le due cose principali che deve fare una band, invece si ritrova a dover pensare a fare delle cose sostanzialmente che sono quelle di un altro mestiere, sono quelle del content creator, non è una band quello è un content creator, è un'altra cosa. E diventa una fonte di frustrazione. Diventa una grande fonte di frustrazione, perché poi alla fine va a guardare i numeri come se i numeri online poi si ripetessero on life. E noi possiamo dire, nel nostro piccolo ovviamente, che nel momento in cui inizi a fare qualcosa on life non si ripercuote online, sono due mondi totalmente diversi. Secondo noi la maniera giusta di vivere un progetto, una band sui social è: ok, noi abbiamo questo gruppo, facciamo le cose nella vita, però c'è quest'altra dimensione in cui tu comunque puoi ritrovarci, puoi vedere, sapere di noi, senza che per forza di cose ti debba far vedere cose della mia vita privata, perché comunque è una band quella che vai a seguire. Trovi i concerti, trovi un po' del nostro immaginario riportato in quel mondo lì, e il resto del nostro immaginario, della nostra arte, invece si ritrova poi dal vivo. Sì, e voi avete, cioè, suonate tantissimo in giro, almeno nell'ultimo periodo che ho seguito di più, diciamo, i vostri social, ho visto che avete comunque tante date. Penso anche che diciamo, i social in generale vi agevolino, diciamo, nel rapporto con le persone che sono poi ai concerti, immagino. Cioè, nel senso, ovviamente nella vostra, diciamo, tra le priorità, immagino diate priorità al live più che, diciamo, alla promozione sui social, sì, ai concerti. Però poi alla fine mi sembra che, almeno anche dal rapporto che abbiamo avuto noi in queste settimane, che siete anche tanto sul pezzo a rispondere alle persone reali che magari vi contattano lì, ma che poi realmente sono state davanti a voi a vedervi. Sì, quello per noi è proprio il fine ultimo dei social, riuscire a
creare legami e a fare in modo di rimanere in contatto con le persone che incontriamo in giro, con le persone che vorrebbero incontrarci, che vorrebbero organizzarci o che anche solo che hanno dei dubbi su com'è che questa giostra del rock and roll, com'è che funziona, o qualunque tipo di cosa che possa riguardare la band o la musica o tutto quello che ne consegue, organizzare concerti, andare a concerti, fare concerti, scrivere dischi. Quindi quello è proprio quello, è il bello. La cosa che abbiamo potuto vedere, il bello dei social dal mio punto di vista. Secondo me è la cosa utile, esatto, vera che deve utilizzare una band. Non, cioè, quello che passa è proprio il discorso: diventa famoso sui social così diventi famoso con la band. E c'è tanta gente che lo fa. C'è tanta gente che lo fa. Io non dico che sia impossibile, anche perché io non sono famoso, non so come si faccia a diventarlo. Però dico semplicemente che secondo me un rapporto sano e costruttivo con il mondo social è utilizzarlo per fare una sorta di community, tra molte virgolette. Che non vuol dire che ti devo presentare il contenuto ogni due giorni, ma vuol dire semplicemente che se hai visto un concerto, oppure sei una band, che ne so, di Catania, e ci vuoi chiedere: ma voi come fate a fare il basso dal vivo che avete solo la chitarra? Mi scrivi, ti rispondo, ci parliamo, magari esce fuori che tu ascolti quella band, io ascolto quell'altra, vai a suonare in quel club lì, io vado a suonare in quell'altro. Effettivamente si resta in contatto con delle persone con le quali diversamente non potremmo restare in contatto. E così escono anche i concerti, tra virgolette. Certo. Nel mondo reale. Concerti, le collaborazioni, le contaminazioni, tutto. È quella la roba interessante, costruttiva. Secondo me è tutto di questo mondo, tra virgolette, nuovo, va bene. Va solo utilizzato in maniera funzionale, costruttiva e sana per quello che è un progetto. Se poi ti vengono le pare che non hai abbastanza visualizzazioni sui reel, vuol dire che stai cercando di fare un altro mestiere che non è il tuo. Cioè, molla la musica, fai reel. Chiaro. Vi faccio una domanda per me, nel senso che è una curiosità, cioè nel senso guardando quello che fate, più volte me lo sono chiesto, perché anche io in primis mi sono messo a cercare date per la band, no? Voi state suonando tanto e quindi volevo capire come avete fatto nel tempo, cioè se avete un processo per fare questa cosa, come funziona nel vostro caso, e diciamo cosa direste ad un'altra band che ha appena iniziato sul organizzare concerti, cioè come fate? Inizi tu, inizio io e prosegui tu. Allora, se no parlo sempre io, sono un chiacchierone. Sì, non molla più. Allora, secondo me il discorso delle date mi capita di farlo un giorno sì, un giorno no. È un po' una conseguenza. Allora, la prima cosa che posso dire a chiunque vuole iniziare a cercare concerti è: vai ai concerti, perché poi sono gli stessi che poi magari si lamentano che non c'è gente ai concerti, però quando la gente suona loro non vanno e vanno solo i loro. Quindi non è solo vai ai concerti, è vivi i concerti. Quando sei ai concerti, perché teoricamente, esatto. Per quanto io lo capisco, l'ambizione pura di andare in giro a suonare l'abbiamo avuta anche spesso da ragazzine, ed era una cosa quasi cieca e folle che andavamo a chiedere a quelli più grandi come si fa ad andare a fare i concerti. Loro ti davano due consigli alla buona e tu li prendevi come: oh mio Dio, punto uno devo fare questo, punto due devo fare quello. E secondo me in qualsiasi progetto della vita, tanto più se è artistico come una band, devi tranquillizzarti, la prima cosa, primissima cosa. E poi cercare, secondo me, la differenza tra virgolette successo e fallimento, non in termini di sì, il successo musicale non frega un cazzo. In termini di successo e fallimento, uno deve ricordarsi da dove arriva e poi semplicemente essere recettivo quando ci sono delle opportunità. Okay. È più quello che andare a testa china. Cioè, a me è una roba che mi fa un sacco ridere, che fanno un sacco di band, è: io ho sul computer una lista di 3500 locali. Li contatto tutti. E quindi? Cioè, fai il call center, ma ne conosci uno di quei promotori? Hai bevuto funzionato una birra con uno di loro? Cioè, gli hai organizzato una band che lui aveva bisogno che gli organizzassi una band? Secondo me per fare concerti devi vivere il mondo dei concerti, quindi devi andare ai concerti, divertirti, parlare con la gente, bere con la gente, scambiare opinioni, organizzare concerti, esatto, per poi fare concerti. Deve essere appunto da spettatore, da organizzatore e da musicista che va a farli, perché così vedi anche vari punti di vista quello che è quel mondo lì, e da fuori passa quella cosa lì, perché persone che ci chiamano scena a suonare ci hanno visto magari a suonare e poi ci hanno visto altre tre volte, magari a Catania un po' meno, ma a Torino ci hanno visto altre 30 volte, altri 30 concerti, sanno che ne abbiamo organizzati altri 300 e quindi ti viene è una roba molto anche quasi emotiva, no? Ti viene da empatizzare con questa situazione qua, perché ti senti parte di una
sorta di famiglia, che è un po' quella che è quella del rock and roll. E infatti vi volevo chiedere silenzioso raga, perché ho suonato tre ore, scusate. Non si sentirà comunque. Vabbè, lo metto comunque per scrupolo. Volevo chiedervi questa cosa: esiste secondo voi una scena rock piemontese o italiana, rock indipendente? Se sì, voi come ci collaborate? Se ci collaborate, siete in contatto con altre realtà? Allora, la scena musicale rock in Piemonte, in Italia, esiste assolutamente. E ogni, non dico neanche ogni anno, ogni mese me ne accorgo di più andando in giro, e anche comunque qua in Piemonte non siamo da meno. Conosco sempre più gruppi buoni. Abbiamo passato degli anni, qualche anno fa, in cui pensavamo: ah, in effetti l'Italia è piccola, non ci sono tante band valide. Sono 4-5. Siamo 4 gatti. Negli ultimi 2 anni penso di aver conosciuto 40 ottimi gruppi in giro, ma gente che si sbatte, organizza, suona, va. E quindi questo, da un certo punto di vista, ti rassicura molto. Quindi noi siamo assolutamente fautori del fatto che la scena esiste, e che anzi di gente che si sbatte, che ha voglia di darti una mano, di farsi dare una mano, farsi aiutare per suonare, farsi aiutare per organizzare, eccetera. Questo tipo di scambio artistico e anche umano c'è assolutamente. E noi, sia da organizzatori di eventi che di concerti, che da band, lo facciamo quotidianamente. Per noi quotidianamente ci capita di sentirci con, ma non esagero, 6, 7, 10 band al giorno, che hanno situazioni di festival, situazioni di localini in cui organizzano, situazioni in cui hanno bisogno di una mano perché suonano a Genova e sono del sud e gli serve un appoggio su Torino, su Cuneo, per fare qualcosa. E quindi noi lo viviamo in pieno, è tutto quello che è il nostro mondo, è questo. Siamo consapevoli che ci sono gruppi totalmente fuori da questa cosa qua che se la fanno benissimo. Secondo me si tagliano fuori da quello che è una bellissima situazione, perché poi... Ma ti perdi il bello sostanzialmente. Ti perdi il bello, perché anche lo scambio artistico arriva da lì, e quindi proprio il mescolare i generi e imparare uno dall'altro da ogni punto di vista. Può essere... Impari da una band che tiene bene Instagram. Capita, ce ne sono tante. Impari dalla band che dal vivo ha delle chitarre che ti implaccano al muro. Fighissimo. E impari dal gruppo che sono i più bravi di tutti a caricare il furgone. Cioè, hanno una multipla e portano tutta la backline con 5x4x12. Non siamo noi. Quelli che hanno il merch messo bene, o quelli che si sono comprate 2 luci dai cinesi che poi sono fighe sul palco. Certo. Quello è tutto scambio. E come dicevo prima, secondo me più che altro in quest'ultimo periodo, non voglio dire che si soffre, ma l'impressione è un pochino quella. Secondo me c'è un po' una stortura generale del modo di pensare. Cioè, tante band percepisco che cercano di seguire proprio un pochino quello che sono le regole della distribuzione grossa, ma noi non facciamo quello. Cioè, la nostra è una scena rock, indipendente, underground, quello che è. E poi tra l'altro non è lo stesso campionato, non è lo stesso gioco, non è lo stesso stile di vita. Mi sembra che quel genere di cultura lì non sia più tanto stata insegnata ai più giovani di tutti. Quindi è andata un pochino persa, ma non dico che è andata persa, perché semplicemente secondo me ci vuole un pochino più di tempo. Sì, va solo recuperata. Va solo recuperata un po' più avanti, e tra l'altro ne vedo tante di band giovani che iniziano a suonare, però subiscono un pochino quello che sono degli standard, delle regole, delle imposizioni che non sono quelle vere di chi poi nello specifico carica la macchina, prende, va a suonare, va a suonare nel club e torna a casa, che alla fine è quello che facciamo noi. Non c'entra più di tanto Instagram, le playlist, sono fama, di contorno. Sono robe di contorno che, se succedono, bellissimo, per carità di Dio. Ma non è quello il punto. Non è quello il punto. Il punto è fare dei concerti, vendere dei dischi, delle magliette se riesci, avere tanti bei rapporti con altre band che suonano, con gente che ascoltano, fare bei dischi e passarti dei begli anni in tutta serenità. È uno stile di vita, non è un mestiere, cioè non va visto troppo come un mestiere, è uno stile di vita che può diventare un mestiere, ma se parti vedendolo così vivi male. Ok, l'ultima domanda, diciamo, mi ha aperto un po' a me degli orizzonti di pensiero, perché forse noi ogni tanto facciamo questo errore di...
allora, noi abbiamo, come dicevamo prima, un rapporto molto fraterno, siamo amici da una vita e siamo cresciuti tutti qua nello stesso paesello, siamo amici al di fuori della band da sempre e quindi abbiamo un rapporto da fratelli e proprio per questo ci rompiamo spessissimo i coglioni a vicenda, perché vediamo un po' da sempre la band, oltre che una band, come una startup, ok? Quindi molto in maniera aziendale. Questa cosa qua effettivamente alcune volte probabilmente ci porta via un po' di energia mentale. E questa era una riflessione a lato della domanda di prima. Parentesi. era un punto da tenere lì negli annali. Ah beh, io raga, scriveremo un libro a breve. La buona ai boschi si chiamerà. Dopodiché, che cazzo stavo dicendo prima? Vabbè. Andando avanti, stavate dicendo, no, che la cosa figa è che avete molto chiaro, secondo me, il perché, no? State facendo questa cosa che per ognuno di noi è un po' diverso. E quindi la domanda è: perché lo fate? Cioè, perché fate questa cosa in questo modo qua? Io penso che dobbiamo rispondere separatamente, perché non sono sicuro che lui lo fa per lo stesso motivo, perché delle volte mi capita di dire una cosa e mi fa: ma figurati. Allora, io faccio questa cosa qui e la faccio con lui da sempre, da quando siamo piccolini, perché è la cosa che mi piace di più al mondo. E so che sembra una cosa smielata e scontata, ma è esattamente quello. Amo un po' tutto di quello che è questo mondo qua. Dal caricare il furgone a farsi il demo da soli, a parlare con le band dopo i concerti di che pedale ho usato sulla chitarra per fare quel suono, sono proprio nerd nell'anima. E quindi negli anni, ma penso abbiamo dei periodi anche più di bassa, in cui la musica ti bastona, ti lascia morente per terra. Conosciamo bene anche appunto la roba della startup, non pensare che a noi non capita di vedere così le cose ed è una roba stressante da morire. Ma succede, perché ci tieni, è la cosa a cui tieni di più e ci tieni a farla al meglio, a farla in modo più professionale possibile. E quindi questo a volte ti spacca le ossa. Però non riuscirei neanche più a immaginare la mia vita senza questa cosa qui. Quindi anche nei momenti più disperati mi viene da dire: ma se io smettessi di suonare, che cosa faccio? Cioè sono proprio io sono quella cosa lì. Cioè, quindi non so se è un bene o un male. Anzi, forse invecchiando dovrei cercare di trovare un po' più di identità di me stesso al di fuori da questa cosa. Ma ad ora la mia vita è tutta questa. È tutto qui. Quindi non posso proprio farne a meno. Ora lui è un po' più mistico su queste risposte. È un po' più. Dai, tu che fai yoga. Rispondi. Fa yoga, l'ho visto io. Una volta l'ho fatto, raga. Bevevo troppo, volevo provare qualcosa. L'abbiamo fatto tutti di nel lockdown. Sì, raga, no, io non l'ho fatto. Guarda che sono un uomo con tutte le... Lui è più spirituale di me, quindi ora vi do... Non è vero. No, io dovessi dire effettivamente perché ho iniziato questa cosa, non lo saprei. Quindi qui vado a ricaricare un po' di quello che ha detto lui. Non saprei dirti perché ho iniziato. È stata una roba dallo stomaco che sentivo che mi piaceva fare, mi entusiasmava tutto quello che riguardava questo mondo. Poi andando avanti, effettivamente andando a scoprire e a fare, tra molte virgolette, tutto quello che riguarda questo mondo, poi diventa, non voglio dire un'abitudine, ma diventa una cosa che, non so, ad esempio, faccio un esempio molto pratico. C'è un club figo in cui vorresti suonare, non ci arrivi, dici non ci arriverò mai. Poi ci arrivi, lo fai ed è vuoto. E poi fai, non lo farò mai pieno. Poi lo fai pieno. E una volta che lo fai pieno, poi dici, ma l'altro locale, quello ancora più grosso, non riesco a farlo. Quindi c'è sempre un po'... È appassionante. È appassionante, ma a parte la mera ambizione, secondo me la cosa più bella del non sapere più perché lo fai è perché sei già talmente dentro questo mondo qui che non ti ricordi più qual era il mondo prima. No, è proprio roba. Una vita precedente. È una vita precedente. Io non riesco tanto a dirvi perché lo faccio, perché io ci vivo proprio tanto dentro. Anche perché ormai sono più gli anni che facciamo questo di quelli che non lo facciamo. Io ci vivo tanto dentro, è come se ti... entri un po' in un mondo parallelo con tutte le sue regole, le sue dinamiche. Io passo dei mesi o delle settimane a preoccuparmi o prendere bene
o prendermi bene di cose che se le raccontasse qualcun altro mi dice: ma sei rincoglionito, come suonano i rullanti del disco. Cioè, oh, sono riuscito a, abbiamo messo un delay sul rullante dell'altro pezzo, ci suona Verdena, che figo, sono preso bene un mese. Ma io lo raccontassi a un terapista, ma mi mette in galera. Non è una cosa normale. Però invece è una cosa che altre 2.000, 3.000, 4.000 persone in giro per l'Italia la pensano come me. Quindi entra a far parte di una sorta di massoneria, di un mondo parallelo. Dico solo più una cosa. Vai. Ed è una roba che comunque, avvicinandosi ai 30, siamo agli ultimi. Ti salva dalla vecchiaia quella vera. Io vedo tanti conoscenti, persone, vecchi amici, gente che poi magari si è allontanati, che subiscono, sai, la monotonia di tutti i giorni. Invece a noi questa cosa qua ci tiene molto vivi. Cioè, io sono molto felice della mia vita, anche se non è che abbiamo, sai, oh, è vero, siamo andati a X Factor, abbiamo conquistato, quindi non è una roba di successi, per i successi avuti, però mi sento proprio soddisfatto di quello che facciamo, amiamo profondamente cosa facciamo, e quindi questa è un po' la risposta. Mi hai ispirato una risposta ancora migliore. Cioè, non è tanto la questione dei successi in generale, perché secondo me è un po' una malattia dei nostri anni guardare i successi, perché per quanto tu puoi fare una roba che per te è incredibile, ci sarà un altro che con un terzo o un decimo della tua fatica ha fatto mille volte di più. E i social te lo fanno. Ma non devi. Ma semplicemente il concetto è che non è una gara di te contro il mondo, è una gara di te contro te stesso. Fare una roba che magari 2 settimane fa, come dicevo prima, non credevi che sarebbe mai potuto succedere, non credevi di essere in grado di fare quella cosa lì, e poi invece la fai. Ed è quello che sostanzialmente rende appassionante questo mondo e questa vita, perché è una continua gara contro te stesso, contro le tue paure. Dici: non riuscirò mai più a scrivere un pezzo così, e poi ne scrivi 10. Non riuscirò mai a organizzare un tour, e poi ne organizzi 5. È quello sostanzialmente, quella grande precarietà che poi dopo è appassionante. Comunque è già la seconda volta che vi devo ringraziare in questa intervista, perché anche questa risposta mi ha un po', diciamo, questa mi ha rincuorato. Quella di prima, sì, quella è un altro libro. Quella di prima mi ha aperto degli orizzonti a cui non avevo pensato. Questa mi ha rincuorato, perché anch'io passo molto tempo, e credo più o meno tutti, però, a pensare a quel suono lì, a come rendere quella canzone col mood che tu hai in testa, però non viene. Insomma, questa è una cosa che stiamo sperimentando in questo periodo. Poi sta alla base dell'essere artisti, noi qua ci giustifichiamo, però in realtà no, è una roba figa. Sai cosa? È che questa roba qua, ogni tanto, noi che abbiamo appena superato i 30, ogni tanto mi chiedo se questo fatto di vivere in un mondo mio, nel quale anch'io non mi riuscirei più a vedere come un'altra persona. Cioè, io quando suono sto bene. Cioè, è il momento in cui forse sto meglio della settimana, della giornata che sia. Quindi il fatto è che però spesso la testa mi finisce nella musica, ok? Anche durante la giornata. Ogni tanto penso che però le persone, come dicevate voi, pensino che questa roba qua non sia più tanto normale. Tipo, ok, ogni tanto percepisco, sì, va bene, però adesso sei diventato grande, svegliati un po'. Invece incontrare altre persone come voi, che hanno questo tipo di pensiero, insomma, mi fa sentire più all'interno di quelle 3-4 mila persone che lo fanno, e mi sento in questo momento dentro un ambiente in cui non mi sentivo 40 minuti fa. Molto bene, grazie. E quindi adesso nerdiamo. Ottimo. No, io ho una domanda che farei sempre a tutti, ed è questa: come nascono le vostre canzoni? Cioè, qual è, cioè, da dove partite? Cosa vi ispira? Dove mettete l'attenzione all'inizio? Dove, diciamo, dove sono i vostri punti deboli, su cui state di più? Cioè, come funziona il vostro mondo poi alla fine? Vorrei darti una risposta d'artista, tipo: nascono da sole, arrivano da ma non è un cazzo vero. E tanto duro lavoro. Noi partiamo dalla musica quasi sempre, okay. Perché abbiamo, cioè, una volta partivamo dai testi, ma poi abbiamo notato che con della musica figa siamo più ispirati a scrivere i testi. Quindi delle volte poi, cioè, capita sotto la doccia, in giro, mentre lavori, mentre fai cose, tipo uscire
la linea bella, il bel verso e lo te lo salvi. Così poi ne hai 500 diversi che in realtà sono quasi tutti brutti, però ti metti lì tra i papiri e cerchi quando c'è la canzone che spacca sopra e per cercare di comporre il brano. Ma in realtà noi lo facciamo molto di meno adesso, esatto, con la roba cerchiamo di smesso. Abbiamo iniziato facendo così. La realtà è che quest'ultimo disco l'abbiamo visto molto quasi da producer, quindi abbiamo cercato di ricreare delle atmosfere, delle sensazioni con la musica, quindi creando dei brani interamente strumentali, avendo ovviamente in mente questo è il ritornello, questo potrebbe essere un bridge, mandiamolo lì, facciamo quel suonino lì, quell'arrangiamento lì, quella successione di accordi o quel ritmo di batteria. E poi una volta che avevamo un brano che ci poteva convincere, da lì iniziavamo a buttare su dei testi, poi magari le canzoni venivano modificate per stare dietro al testo, però quasi sempre si partiva dagli strumentali. Poi tra l'altro ci tengo a dire, noi per testi intendiamo testo e linea vocale allo stesso tempo, okay, perché sì, noi tutto quello che è il cantato che facciamo, che sentiamo tanta gente che si mette e scrive proprio il testo, si mette con la penna di sera, sì, triste, scrive il testo. Noi scriviamo proprio col microfono già registrando. Dal lockdown in poi, da quando si è rimasti in due, abbiamo proprio preso a piene mani questa roba della band, come sono tante band indie americane, che hanno il loro piccolo studio con tutti gli effettini mezzi rotti e creiamo proprio le canzoni. E devo dire che... Quindi quando facciamo il testo di una canzone, siamo già col microfono che lo cantiamo e facciamo una demo. Okay. Che poi magari va a finire addirittura sul brano che poi esce. È successo. E nel nostro nuovo disco che stiamo preparando adesso, che è totalmente autoprodotto in questo modo qua, e lo dico in modo molto fiero perché è il primo fatto così, quindi sono... È il primo che mi piace come suono. No, davvero, perché abbiamo potuto impazzire tanto più tempo di quello che uno studio ti può tra virgolette permettere, o che meglio noi ci possiamo permettere, certo, in uno studio, e quindi abbiamo proprio quel tipo di approccio lì, forse un po' meno da cantautori, un po' più da band straniera, anche se poi in realtà quando scriviamo i testi ci sentiamo anche cantautori. Io prima dicevo che non ci sono dei momenti in cui le cose vengono da sole, in realtà rianalizzando il nostro processo artistico mi è venuto in mente nel momento in cui abbiamo fatto la musica, e magari quella è vista un pochino più a tavolino, seguiamo le dinamiche, vogliamo un certo numero di cambi, vogliamo, più che altro facciamo molta attenzione che lo strumentale da solo intrattenga già. Sì, sì, è la roba alla quale siamo più affezionati, perché se lo strumentale da solo lo percepiamo come noioso, quei 3 minuti, 3 minuti e 30, non riusciamo a scriverci proprio la voce. Si deve già intrattenere da solo, deve già dire qualcosa lui da sé. Ma quello che intendevo dire è che nel momento in cui scriviamo il testo e che quindi improvvisiamo qualcosa già con la linea vocale, a seconda di quello che ci arriva, quello è invece un momento in cui effettivamente non stiamo pensando a niente, non stiamo pensando alla bella canzone, forse è il momento più spontaneo, sento la musica, c'ho una linea vocale in testa io, oppure c'era lui che ce l'aveva per prima al microfono, spara un verso cantato in qualsiasi maniera e un verso qualsiasi senza preoccuparsi minimamente del testo, e poi abbiamo una telepatia fraterna tale che un verso suo, un verso mio, un verso suo, un verso mio, magari iniziamo ad averne 5 o 6 e poi diciamo senso insieme. Ma di cosa stanno parlando? Ah, stanno parlando di questo, allora riportiamo questo e tutti gli altri versi tra un po' più tra virgolette riempitivi, ovvero più di forma rispetto a quelli proprio artistici, non lo so, più estemporanei, e allora da lì diciamo ah, il pezzo parla di questo, portiamolo che parla di questo, e così nasce un testo nostro. Il tema del brano nasce sempre a metà brano, cioè partiamo come un flusso di coscienza e poi alla fine capiamo ah, la canzone parla di quello, bene, quali versi parlano di quello, quali invece eliminiamo, e poi cerchiamo di a un certo punto arriva un possibile focus, a quel punto puntate e che su quel focus, che è il motivo per cui abbiamo notato che non funzioniamo bene nello scrivere canzoni, suonare insieme. Noi siamo sempre uno che suona e l'altro il producer di quello che suona, perché abbiamo sempre la mente esterna, tipo quando lui scrive i groove di batteria io non suono la chitarra, lui faccio quello che gli fa, fai tumpa 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 in questo modo qua, oppure magari prendo il suo loop di batteria e al computer lo modifico, lo lavoro, lui fa la stessa cosa con la chitarra. Questo è figo, perché abbiamo notato che fare le classiche jam che vedi fare le band per scrivere, che ti metti poi noi ci perdiamo, poi non abbiamo più voglia poi perdiamo magari 2 ore e mezza a gemmare, poi alla fine non ci siamo ricordati niente, non abbiamo registrato niente, no. Invece siamo molto più focalizzati a lavorare in questo modo. Siamo arrivati alla fine e quindi ci proiettiamo in avanti. Cosa c'è nel futuro dei Boschi Bruciano? Un sacco di cose, sono molto contento di dire questa cosa qui. Allora, noi siamo attualmente in tour con il nostro primo disco come duo,
che andrà avanti ancora, penso, tranquillamente per tutto il 2024. Abbiamo un bel po' di concerti in estate che stiamo anche chiedendo. Se di per sé proprio il tour del nostro secondo disco, qui spoileroni, finirà a brevissimo. Non so quando uscirà questa intervista, ma si parla di finire il Riserve Tour questa primavera. Poi noi siamo dei paraculo e ripartirà subito un altro tour con un altro nome, che riguarderà un singolo che uscirà ora. Il nostro distributore magari si incazza se di queste cose, non credo, ma quindi non dico ancora dei mesi, comunque all'inizio dell'estate, insomma. Sì, quindi diciamo che ci vogliamo proiettare nei prossimi sei mesi, faremo uscire delle canzoni che anticiperanno un disco nuovo che è già in fase di mixaggio o comunque a buon punto. Dipende sempre da quante volte vorremmo tornare indietro a remixare cose, ma dobbiamo sbrigarci. Finiremo i concerti questa primavera del Riserve Tour e partirà un altro tour con diversi festival quest'estate, quindi sono molto contenti. Grazie a Dio. Grazie a Dio. E, anche questa cosa mi fermo un momento. Tutti trovati da soli. Quindi è possibile. Sì, raga, non abbiamo il booking. No, non c'è il booking e per il 95% dei concerti di questa band non c'è stato. E quindi si può fare e faremo questi concerti quest'estate, altri concerti quest'autunno, sempre con delle canzoni che usciranno, e poi il prossimo anno usciamo con un disco nuovo e poi faremo altri concerti, altri dischi fino ai capelli bianchi. L'idea è che non manca tanto, comunque l'idea è quella. Poi tutto è possibile, tutto è possibile. Siamo molto aperti alle eventualità del futuro, ultimamente siamo più speranzosi che in passato. Dicevo prima bisogna essere più recettivi e poi quando arriva le occasioni come la merda accogli tutto. Qua si vede lo yoga, hai visto la raga, spiritualità, raga. Io leggo delle puttanate che voi non avete idea. Ok raga, allora a questo punto tanta merda per il vostro futuro, per il vostro progetto che è molto figo. Grazie. Ve lo dico grazie anche mille. Qui pubblicamente e, niente, noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video e ciao ciao raga, ciao, raga.